Bentornati alla rubrica dedicata alle trasgressioni degli anni 70, 80, 90, epoche dove ancora il politicamente corretto non la faceva da padrone e si poteva ancora sognare con una rivista tra le mani. Ma prima di iniziare il video, scrivimi il tuo parere su questo argomento. Negli anni 70 l'Hard diventa Pocket con Caballero, la rivista autotascabile di spessore. Nella prima metà degli anni 70, quando i giovani parlavano di Caballero, sorgeva il consueto equivoco: la rivista o il ciclomotore da cross? Delle più famose Leore, Playman e Man ne ho già parlato, quindi ti invito a visitare le playlist e iscriverti per restare aggiornato sui contenuti della soffitta. Oggi dedichiamo quindi il nostro ricordo a un'altra rivista che ebbe una certa notorietà tra la fine degli anni 60 e tutti i 70, con escursioni nel decennio successivo prima della sua scomparsa, Caballero. Caballero Hard Cross curiosamente coincide con l'esordio sul mercato dell'omonimo cinquantino da cross della Fantic Motor. La rivista Caballero, pubblicata dalla casa editrice Galassia, poi Galax, nasce nel 1965. Inizialmente è un quattordicinale di attualità per un pubblico adulto, ma in breve, complice un allentamento delle norme in materia di divieto di pubblicazione di contenuti osceni, vedete, succedeva esattamente il contrario di quello che succede oggi, vira velocemente verso l'erotico per poi approdare rapidamente a contenuti espliciti. La sua particolare caratteristica era il formato tascabile e ne consentiva probabilmente uno sfruttamento più discreto sin dal suo acquisto in edicola. Anche se il pocket layout contrastava con lo spessore piuttosto consistente, sicché era sì meno voluminoso di altre riviste da formato tradizionale, si poteva mettere nella tasca del cappotto della giacca, ma difficilmente si poteva piegare o arrotolare. Il contenuto spaziava da articoli su emergenti pornostar e classici fotoromanzi hot, spesso costituiti da fotogrammi di film hard, con qualche concessione ai fumetti. Il punto forte, tuttavia, era il presidio dell'hardcore, quando le altre riviste stavano ancora virando, seppur velocemente, dall'erotico al softcore. Però era un po' cara. Il prezzo di vendita nel 1977 non era di poco conto, 1000 lire a fronte delle 200 lire dei primi numeri nella seconda metà dei 60, costo che sarebbe poi lievitato velocemente a 2500 e poi a 3000 lire. Successivamente Caballero passò alle edizioni Cub, casa specializzata in fumetti eterogenei, da quelli con le fattezze dei personaggi famosi del cinema, della TV, dello spettacolo a quelli di guerra, per finire con l'area erotica con il famoso logo del gatto fallico. La rivista Caballero scomparve, purtroppo nell'indifferenza totale, nel corso degli anni 80, a seguito dello sviluppo del mercato delle videocassette. Oggi i suoi numeri sono oggetto di una certa ricerca da parte dei collezionisti di riviste scomparse, me compreso. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un like. Ci vediamo alla prossima con i contenuti della soffitta.